Come sta Alfred? Cosa ti aspetti? 3 anni per mandarlo in vacanza e ora Bruce è morto. Ha chiesto del tempo. Lo sa che non c'eravamo nemmeno noi, vero? E tu invece? Hai lasciato il discorso a Jacob Kane. Si è offerto. Ha pensato che per lui sarebbe stato più facile. È lo zio di Bruce. Bel discorso. Tutto quel parlare di un protettore che lavora dietro le quinte. Se solo sapesse. In quel caso Catherine non sarebbe stata lì. Non me la vedo proprio in veste di commissario antivigilanti a presidiare il funerale di Batman. Non sa anche un'altra cosa. Nell'obitorio c'è il cadavere di chi ha ucciso Batman. Ra's al Ghul è lì sotto falso nome e deve essere cremato. E se la Lega delle Ombre lo trova? Se buttano il corpo nel pozzo di Lazzaro, non sarà più così morto. Beh, se preferisci organizzare un'irruzione dentro la centrale, accomodati pure. Ho decifrato il caso inviato da Batman col messaggio. Concentriamoci su quello. L'ho guardato, ma non manca niente. Non sembra completo. Ra's deve averlo interrotto mentre ancora scriveva. Dice, comporta implicazioni che potrebbero sconvolgere Gotham. Inquietante, ma non utilissimo. Si può dare un'occhiata in un paio di posti. Cantieri, una cava. Ha anche nominato il dottor Langstrom. Lo conoscete? È uno zoologo della Gotham University. Non saprei in che modo possa essere coinvolto. Dividiamoci i compiti. Poi vediamoci al campanile. E da lì partiamo. Chi parla con Langstrom? Arrivata all'università. Cosa sappiamo finora di questo professore? Kirk Langstrom. A giudicare dal dossier incompleto con il codice nero, Batman stava indagando a fondo su di lui. Riprenderò da dove ha lasciato Batman. Abbiamo identificato questo tizio della facoltà, Kirk Langstrom. Bene, lo segnalo andando all'obitorio. Langstrom è morto. Sappiamo dov'è il suo ufficio. Langstrom è morto. Aspetta, controllo il sito dell'università. Eccoci, il suo ufficio è al terzo piano di Molton Hall. Ok. La balconata del terzo piano è aperta. Permesso? Bodycam attivata.
Ecco il suo ufficio. La polizia qui ha fatto poco. Langstrom deve essere morto da un'altra parte. Quei segni sono freschi. Trovato qualcosa, Batgirl? Qui niente per ora. Di certo il professore è morto. Ti faccio sapere se trovo la scena del crimine. Bene. Beh, non proprio, ma almeno è una pista. La vera sfida sarà uscire da qui di nascosto dalla polizia. Auguri! È un bel disastro. Deve essere dove è morto Langstrom. La polizia se n'è andata troppo in fretta. Langstrom stava lavorando quando l'hanno attaccato. C'è molto sangue qui. Segni di lotta. È stato inchiodato al muro. Senza pietà. Langstrom stava morendo, ma ha provato a raggiungere quel mobile. Cosa c'era di così importante? Una porta nascosta. Che segreti nascondevi, Langstrom? Un numero di telefono, ma non è un prefisso di Gotham. Forse può servire. Un poster in un laboratorio. Forse la data d'uscita vuol dire qualcosa. Langstrom voleva ricordarsi queste date. Me le ricorderò anch'io. Forse Langstrom apriva la porta con il suo tablet. Un microonde. Spero che Langstrom non facesse il burrito con i campioni genetici. Il termostato sarebbe un buon posto per un tastierino. Vediamo cosa voleva nasconderci Langstrom. Langstrom, cosa diavolo stavi?
professore di Batman aveva grossi scheletri nell'armadio. La scrivania di Langstrom. Devo dare un'occhiata. Eccoti qua. Un hard disk. Lo porterò al campanile e scoprirò i tuoi segreti, Langstrom. Ehi, sto tornando. La polizia si era persa un mucchio di prove. Degli strani segni sulle pareti e una specie di laboratorio segreto. Speriamo che l'hard disk ci dia più risposte. Ottimo, ci vediamo qui più tardi. Ottimo. Sono qui. Con Batman assente, le bande sono diventate più aggressive. I Freak dovevano farsi vivi prima o poi. Gotham ha bisogno di qualcuno che l'abbia a cuore. Ci sarò io. Con questo casino non posso concentrarmi sulla devastazione. Devo occuparmi di questi tizi o le cose si metteranno male. Sì, piano. La temperatura alla quale i materiali prendono fuoco è tra i 4. Ehi, quassù! Sono laureato in incendiare Cop! Cercherò di non farmi notare. I fumi ti stanno dando alla testa? Si dorme. Brucia erba! Nessuno più dovrà... Ma che diavolo ci fanno qui? Carini, bocci! È terribile! L'intero edificio potrebbe crollare! Qualcuno mi sente! Aiuto!
Andiamo a vedere che cosa. Non vedo l'ora di rilassarmi e decriptare l'hard disk. Tra poco sono lì. Al campanile. Siamo qui, a tra poco. È ancora molto. Complimenti per aver trovato i file nel laboratorio. Sappiamo cos'è che ha ucciso Langstrom. Per scoprire qualcosa bisogna prima mettere in funzione i computer o esaminare il corpo. Per quel che vale, l'istinto mi dice che la domanda deve essere chi, non che cosa. Mi fa sentire un po' meglio, credo. Non appena avremo i dati, capiremo quale sarà la prossima mossa. Io esco. Non resterò ad aspettare questa roba qui. Stiamo aspettando dei dati, Jason. Appena arrivano, procediamo. Togliti. Risolverò il caso a modo mio. Basta!
Voleva che lavorassimo insieme. Come vuoi. Ma così ci complichiamo solo la vita. Nel frattempo, visto che siamo in attesa, potremmo rivedere ciò che Bruce sapeva di Langstrom. Merda! Deve essere l'interruttore secondario. Il primario è saltato da mesi. Pensavo avrebbe retto. Lascia. Non serve. Ho fatto una piccola riparazione che dovrebbe durare un po'. Non ti aspettavo più, Alfred. Quando serve ci sarò sempre, signorino Richard. Chiunque di voi abbia bisogno. Felice di vederti. Anch'io, signorino Tim. Qui dentro c'è del lavoro da fare. Oh no! Attività segnalata in tutta la città! Bene. Allora vince il mio piano. Un attimo. Quei dati ci servono ancora. E Alfred non può riuscire a fare tutto da solo. Esatto, Miss Gordon. Ho una lista del necessario. Potrei fare da solo, ma un aiuto non guasta. Puoi contare su di noi. Ti aiuteremo. Finiamo l'opera di Bruce. Che succede? Ma che ti ha fatto sta mascherina? È ora di... Oh merda! Ci siamo quasi! Ehi, abbiamo fatto! Seguiamola! Io neanche volevo uscire. Qui campanile, sono lieto di annunciare che siamo completamente operativi. Ma prima di tornare... C'è qualcosa da fare, campanile? L'hard disk di Langstrom richiede una chiave di biocriptazione. Biocriptazione? È in linea con ciò che ho visto nel laboratorio? Mi tocca andare all'obitorio, eh? Esattamente. Considerando le notti di Gotham, alla stazione dovrebbe esserci una relativa calma. Nessun problema. So cavarmela. Un'altra nottataccia. Spero di riuscire a intrufolarmi nella stazione.
La porta si è bloccata di nuovo. No, non si apre né si chiude. No, non sto riparata. Dov'è la manutenzione? Ok, aspetto. Ricordo quando mi lasciavano usare l'ingresso principale. Dov'era l'obitorio? L'obitorio è dall'altro lato, oltre la sala agenti. Cerca di non fare rumore. Nati Freak, è la scuola di mia figlia. Ne abbiamo un po' sotto chiave, uno sotto torchio. Pagherei oro per 5 minuti da solo lì dentro. L'hanno identificato quel cadavere? Tizio grosso, abito strano. No. Dai, l'obitorio è pieno, contando quello scienziato. Aspetto la bodycam sotto gli occhi di Montoya. È un problema? Era fedele a Gordon. C'è da fidarsi di lei. Hai idea di che cosa dicono di te là fuori? È venuto il momento di rigare dritto, detective Montoya. Rigare dritto? Stronzate, faccio bene il mio lavoro, commissario. Jim Gordon, lo sapevo. Se sei in cerca di complimenti, chiama i tuoi genitori. Gordon non è più qui per proteggerti. Gordon proteggeva Gotham. Dovresti provarci anche tu. Vuoi salvare Gotham? Bene. Allora vattene e prova a fare qualcosa di utile una volta tanto. Ah, questo. Non finisce sulla spalla. Zitta, offendo lì. Mi è caduto e l'ho mangiato. Non dire scemenze, pazzoide. Hai ancora te? Cosa non darei per rivederlo brillare in cielo? L'obitorio è subito oltre la sala agenti. Questo sarebbe il momento peggiore per farsi scoprire. La smetti di rompere? Già passò tutto il tempo alla scrivania. Kay mi ha preso in antipatia. Devo restarmene buona per un po'. Sta esagerando. L'ho a malapena colpito quel ragazzino. È intrappato e ha colpito il marciapiede. Già, e i tuoi cacchio di
genitori vogliono querelare tutti. Per fortuna, il buco ha dei precedenti. No, ma ho l'impressione che me lo dirai lo stesso, quindi sputa il prossimo. L'hanno chiuso in fretta, il caso Langstrom. Sono arrivati i Free che si sono presi tutta l'attenzione. E poi è stato chiaramente un incidente. Incidente? Ma le hai viste le foto? Qui chiudiamo i casi. Se vuoi giocare al detective, sei nella città sbagliata. Papà non avrebbe mai permesso cose del genere. Chiusa, ovviamente. Qualcuno avrà la chiave. Forse il sergente di servizio. Squadra scientifica. Chi potrebbe averli attaccati? Attenzione. Bene, respira ancora. Campanile, Talia al Ghul è qui. Ricevuto, fa attenzione. Lo sai che non puoi battermi. Il mio amato ti ha insegnato bene. Ti aveva detto di stare lontana da Gotham. Non mi interessano i desideri dei morti. Comunque, voglio rimediare all'errore di mio padre. In questo caso è il demone in persona. Per riportarlo in vita. Non sarebbe la prima volta.
perché se l'è presa con Bruce? Un classico. Ecco Langstrom. Evidentemente era in corso l'autopsia. Cerca una chiave di biocriptazione. Una specie di dispositivo alimentato da materiale genetico. Ho smesso di giocarci. Era una droga. Questo serve a tenere d'occhio l'ossigeno nel sangue. Il dossier su Langstrom non dice nulla sul diabete. A che gli serviva misurare la glicemia? Puoi scoprire molto sulla vita e sulla morte di qualcuno dal suo sangue. Chissà se le impronte di Langstrom corrispondono a qualche crimine. Problemi di cuore, allergie. In un'altra vita avrei fatto la coroner. Ha modificato il glucometro in modo da biocriptare i dati con il suo sangue. Campanile, la polizia ha capito che Talia è stata qui. Meglio andarsene. Ci sto già lavorando. Fai attenzione, mandano i pezzi grossi. Batman aveva accesso ai sistemi della polizia e ora anch'io. Buio sulla polizia. È ora di scivolare via di qua. Ingresso protetto. Sparpagliamoci e cerchiamo. Cerchiamo ancora. Deve essere da queste parti. Campanile, via libera per l'uscita. Grazie. Niente di che. Ora fa presto e non farci preoccupare. Qui c'è qualcuno, cerchiamo ancora. Stop.
Note di laboratorio, formule, registri finanziari, studi sulla perdita dell'udito, sperimentazioni su esseri umani. Paga in contanti i suoi volontari. Riconosco alcuni di questi idioti. Sono tutti membri di bande. Quindi Langstrom faceva esperimenti sui criminali. Non mi soffocate. Miss Gordon. Il sistema olografico è tornato operativo da stamattina. Che tempismo, Alfred. Ehi, adoro le tue configurazioni. È vecchio, ma per ora va bene. Anche il signorino Bruce considerava vecchio il sistema del campanile. Le uniche due persone al mondo. Mentre facevo ricerche su Langstrom, ho recuperato quello che abbiamo sulla... guastafeste. Talia al Ghul. Era all'altezza del signorino Bruce, in tutti i sensi. La sua presenza a Gotham è preoccupante. Così come l'aver bruciato il corpo del suo vecchio. Sicuri che fosse Ra's al Ghul? L'arma che lei ha lasciato aveva il suo DNA. Perché non ha provato a usare il pozzo di Lazzaro per riportarlo in vita? Beh... Batman... troverebbe Talia e lo chiederebbe a lei. Ottima idea. Già, posso controllare di nuovo il Kunai di Talia per cercare tracce da seguire. Dovremmo anche cercare chi aveva contrasti con Langstrom. Bene. Spacchiamo qualche testa.